sdegno. Ora questi piccioni ti tubano davanti in quel modo lì. Via! Adesso ci penso io, guarda qui. Allora, via. Guarda. Via di lì! Oh, porca vacca. Scusi signora, signora, se suo bambino era lì con i piccioni, non l'ho distinto dai piccioni. Erano là, bene. Anche tu, fare una visita oculistica. Capito, non ho più la mira di una volta. Scusi signora, scusi, no. Sangue nel bambino. Non porti via la scarpa. Ah, beh, sì. Quante storie per una botta, sai quante botte ho preso. L'altro giorno ho visto un documentario sull'accoppiamento dei piccioni. No, accoppiamento dei serpenti. Serpenti? Serpenti. E sai come fanno quei serpenti? Intanto diventano rigidi come due stoccafissi. È no? Malato, non so come si chiama la malattia, ma è malato. E quello il maschio? Cambiano colore proprio durante quando sono in amore, cambiano colore. Ah, sì? Perché si attirano coi colori. Morbo di sbris. Poi con la lingua sentono, tastano l'aria con la lingua. E come si fa a capire il maschio? Il maschio c'ha la buona tonatura a destra. Pensa che fa le flebo, ma gli fa effetto, la cura non reagisce. E quando il maschio decide di accoppiarsi, bravo, dritto dritto se ne va proprio sopra e dritto dritto sulla femmina, no? Dai. Però c'ho dei problemi perché continua a scivolare. Stai per calmo via. Che ti agiti continua a scivolare perché calmo. A me mi metteva ansia sta cosa qui perché il maschio che c'è non è che c'ha le braccine che può tenere. L'hai presa la pastiglia? E ammesso che anche ci avesse le braccine serpente. Suora! Sotto, non ha le orecchie per te. Suora! Allora, non so come. Suora! Continua a scivolare. Fa paura. Ma infatti i serpenti non figliano perché sono sfigati di loro. Perché fa paura. Ricordo, dagli corda. Dagli corda. Sono anche un dinamo. E poi vuoi dire. Suora! Le ha fatti così. Dagli corda. Veramente. E tanto che muore, tanto vuole. Concepire. Sì. Scusa un attimo. Scusa un attimo. Più sono grossi. Via! E che? Ma sempre qua dovete tubare. Via! Scusi signora! Tanto era già ammaccato da prima, non è che. Che c'hai qua? Che dove? C'è una zanzara. Un bollo rosso. È un succhiotto. Si vede tanto. Si vede, si vede. Ah, porca miseria. Chi è che te l'ha fatto? La Betty. La Betty, la conosco. Ah sì che la conosci. L'altro giorno alla festa di Frank, quella festa che Frank. Ha rotto il bicchiere. Quella biondina, alta. No. Con i capelli raccolti dietro. Vabbè, non è quella. Comunque. Quella che c'è il Mercedes bianco. Ero sotto la doccia, no? Quella che c'è il cagnolino, sempre in giro. Quella col trench grigio. Trench grigio? Lei. La Betty, sì, alta. Alta, brava. Con i capelli raccolti ero sotto dietro. La doccia a un certo punto. C'è il fratello che fa un paracadutista. Bravo, quello. E allora madre che cosa? Organizza le feste anche le cose. Era sotto la c'è un doccia, po' le ginocchia certo. Punta ginocchia punta? La Betty allora non è lei, non è quella altra. Vabbè fa niente comunque era sotto la dietro. Doccia perché certo, c'è il cagnolino sempre. Ho capito che stai dicendo non è lei, ci assomiglia comunque che era sotto Mercedes la doccia bianco, quella. No vabbè allora, che era sotto la doccia 42 di piede 42 di piede Allora è lei. È la Betty. Brava. Alta. Bravo, bravo. C'è perché i capelli. Allora ero sotto la doccia. A un certo punto sua sento madre, bussare alla porta. È lei, è lei che
quadro che sono sotto la doccia, la prima moneta mi stai facendo venire. Vabbè, ti sto dicendo che è lei. Ho capito, non è che... Vabbè, cosa comunque, stai dicendo? Comunque, apro la porta e facciamo l'amore. Non ti risparmio i preliminari. Però dopo aver fatto l'amore... Non lo so. Non si sa, in queste cose non si sa mai. Lo so, sto dicendo non lo so, un modo di dire. Io detto, non lo so. Sì, ho detto io non lo so, però lo so, non è che non lo so. E sto dicendo, quando ho finito di fare l'amore. Non lo so. Vedi che non lo sa. Non lo so, mi dà fastidio. Cioè, voglio dire, non lo so per dire che lo so. Cioè, ma allora dici non lo so per dire allora, non lo so. Che tu quando dici non lo so, mi piacerebbe andare al mare. Ma lo sai che ti piacerebbe andare al mare, non è che non lo sai. Però hanno una pazienza questi altri due, eh? La giacchetta prima andava bene, adesso neanche la giacchetta. No, sputare sulla giacca no, eh? Ha capito. Ma che arroganza! È odioso, eh! La cartella? Vogliamo metterla? Sì, no, la cartella forse la... Gli si è legata al piede! Ha schiato anche un ginocchio! E adesso, no, le punizioni corporali no! No, vabbè, senta. Adesso... No! Porca di quella troia! Chi è che bussa? Aio, come sei spigoloso, nonno! Preso... Nonno! Aio, nonno! Samantha, il nonno è morto! Hai fatto uno scherzo, eh? Vedrai quando ti spezzo le braccine! Tic, tic. Che scherzo che fai! Spegni le candele, renditi utile! Signor Altone, c'è il pulsante! Sto arrivando, aio, un momento! Avanti! Buonasera! Sono il Conte Giacula! Buongiorno, sono Nico! Che buongiorno, ripeto! Buonasera! Sono il Conte Giacula! Allora, data l'ora del mattino, buongiorno, sono Nico. Ognuno a casa sua saluta come vuole. E comunque io dico buonasera, sono il Conte Giacula. Ha visto che siamo a casa mia, buongiorno, e la saluto, io. Ma guarda che stravannata di uomo. Credi di comandare. Succede un'altra volta, vedi cosa ti faccio, nonno. Ti sfilo la colonna vertebrale e mi suono l'adagio di Albinoni, mi suono. Voglio vedere lì tutto molle mentre mi suono l'adagio. Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Avanti! Desidera? Salve. Sono il Conte Giacula! Buongiorno, sono Nico! Allora, se lei continua a dire buongiorno, io continuo a dire buonasera! Sono il Conte Giacula! Ma visto che saluto come mi pare, buongiorno e la saluto di nuovo, io! Ma va sto pattagarroso di uomo! Ma succede un'altra volta, vedi cosa ti faccio, nonno? Ti strappo il femore e gioco a cricche con la rotula, gioco! Voglio vedere lì così! Mentre io gioco e mi suono l'adagio di Albinoni. Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Avanti! Desidera? Buongiorno! Sono il Conte Dracula! Buongiorno, sono Nico. Qua il buon vento alla porta, Conte. Oh, vengo mio malgrado a disturbarvi. Ma ci sono costretto dall'incalzante fame che mi attanaglia le viscere. Sono qua, Conte. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro. Oh, e vago a destra e a manca. E ciò che manca, manca. Non manca a destra. È sbarellato. Io, unico superstite della mia stirpe. Ma non gridare. Colui che nella notte... Che a casa mia. Ma porca di quella troia! Ma mi ha fatto due patagori così, eh! E grida, a casa degli altri grida! Succede un'altra volta, vedi cosa ti faccio, nonno! Ti strappo le scapole
ne faccio due posaceneri, ne faccio. Voglio vederli così con fuori le scapole. Mentre nessuno la taglio. Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Vai tu nonno a vedere, va. Ti sgranchisci l'artrosi, eh. Salve, sono il conte Dracula, Golumi. Mico, mi ha invecchiato! Chi era, nonno? Era il conte Dracula! Colui che viene... Io, vagabondo che sono io! Nonno. Io, vagabondo che non sono altro! Attaccato al morbo, nonno! Se sei brutto, ti tirano le pietre! Nonno! Ti metto la supposta adesso, no? Nonno, tra... Ma porca di quella, porca! Ma porca di quella, troia! Piombato giù qualcosa. Cos'è successo? Un lampadario. Ma avete fatto cascare il lampadario. Lippi. La zona notte, la zona giorno. E dunque questa sarebbe la casa. Casa mia. No, bella, bella. Ci mancherebbe, tutti i gusti sono gusti. Belli anche i cosi qui, i disegni. Belli. Quanti anni ha il bambino? No, non c'è nessun bambino. Quello è un artista di una certa... Però facciamo una cosa, lasciamo perdere. Adesso compiliamo la constatazione amichevole, fermiamo le carte e sistemiamo tutto. Bravo. Sistemiamo tutto, ma proprio tutto. Che c'è? Stai vicino. Dica. Guardi il dito. Ma non guardi verso il dito. Guardi il dito, ma non guardi verso il dito. Ma cos'è il dito? Quell'uomo lì. Esiste, è vero? O è... un vecchietto, un ciclista, un negro, un argonauta, un imbalsamatore, un arciduca, un arcide. Chi è? Stia calmo, non perda la calma. Non faccia gesti inconsulti che possono dare nell'occhio. Lei mi preoccupa, forse, Un pochettino mi preoccupo anch'io, se permette, che ne ho più diritto. Ma lei lo vede come lo vedo io? Perché lei come lo vede? Sì, ma... Allora, quella è bassetto, quei baffi. Col naso molto pronunciato che sembra una locusta. Onestamente è brutto, che si fa fatica a guardarlo. Però ascolti, lei non sta bene. Insomma, mi stia vicino, non si allontani. No, io le sto vicino, però lei non sta bene, lei ha bisogno di essere aiutato. Certo. Io adesso chiamo la guardia medica. Ah sì, chiamiamo la guardia svizzera, facciamo sta lobotomia, così la facciamo finita. Guardate dietro perché arriva! Chi è? Guardatelo bene! Chi è? Mambo qua! Sentiamo! Ecco dietro Tafazzi! L'uomo più duro del mondo, Tafazzi! Guardate cosa fa Tafazzi! Non ha paura neanche di yoga! Cosa fa con la bottiglia? State attenti! Non parlate perché è un esercizio difficilissimo! Non vuole bere! È un uomo temprato! Sì! Ride Tafazzi. Non beve, ma Tafazzi. Ma no! Ma anche Hogan può farlo! Non ha paura! Cosa sta facendo? No! Forse gliel'ha dato un po' troppo forte, ma Tafazzi ricomincia! Ma Hogan non desiste! Vuole provare ancora! Vedete, ce la farà stavolta Hogan! No, direi di no, direi che Tafazzi comincia a piacermi Tafazzi, il wrestling, proviamo, vede, niente, nessuno, solo Hogan, l'uomo invisibile. Beh, no. Subisce Tafazzi, no. Da solo si ammazza così, è solo Tafazzi ce la... in miseria questa... quindi ha vinto Tafazzi, all'unanimità, però Hogan non desiste, vuole tentare un... vabbè, è veramente bravissimo. No, e questo è, non è regolare, direi di no. Ma Tafazzi passa la vita a spararsi delle cannonate sulle... vedete che lo butta via Hogan, era finito qui. Oh,
anche papà. Che hai visto? Babbo, che paura che mi fa venire, babbo. Avanti, mi fai cagare sotto anche a me, che hai visto? Babbo. Allora, lui abita qui, basta che tu all'unisono con me gridi il signore e lui esce, vedrà. Signore! Che? Gam, che? E tu mi hai detto A casa delle persone strane, delicatamente. Signore! Più forte. Signore! Più forte. Signore! Babbo, che succede? Chi osa interrompere il sonno di Pdor, figlio di Khmer, della tribù di Istar, della terra desolata del Khnir, uno degli ultimi sette saggi, Bvurganera Astaparin di Vinganit Tuchune Talar, Pdor, colui che era, colui che è stato e colui che sempre sarà. Ciuccia chi e ciuccia là. Pdor, il grande Pdor che vive negli abissi. Pdor, colui il quale ha sfidato e sconfitto i demoni Sem, che ora vagano per il mondo domandandosi: Manin, chi Sem? Avvicinati tu, o uomo dalla forma gnomica, e ricordati che sei al cospetto di Pdor, colui il quale è sceso nelle sacre acque del lago Fnir, tra le ninfe Bvnugerals, e lì ha assaggiato il mitico cibo degli dèi, la piadeina. Avvicinati tu, o uomo della terra dei fichi d'India. Che volete? E ricordati che sei al cospetto di Pdor, colui il quale ha amato le mille dee, tra cui la dea Berta, la dea dalla gamba aperta. Pdor, colui il quale ha visto i mille cavalli alati di Vznur, Guzizarar, Asfafanin, Gustip, Pinip, Tnun e Sgaram. Avvicinatevi, o uomini. Ti ho riconosciuto, mio eletto. Hai portato le tavole? Sì, le ho portate. Bene. Veramente le ho portate io? Zitto, o scricciolo d'uomo. Senta, un po' di rispetto, signor Khmer. Pdor, figlio di Khmer, della tribù con il quale ha visto i mille cavalli alati di Fisis, Gurur, Ustapanir, Gista, Intekenal, Gibun, Gibun e Faralf. Siete pronti per ricevere la verità? Un attimo. Un attimino che ci organizziamo, eh. Un attimo che ci organizziamo. Un po' di pazienza, signor Khmer, che sa. Pdor, figlio di Khmer, colui il quale ha visto nei sacri meandri del Cinfututar il lago Shgizir, tra cui i mille demoni Shardam Vundun Ustipapantrin correvano tra i mille cavalli alati. Scrivi. Non parlo più, babbo. Sarà a me. Allora, ci diamo un minuto di tempo che ci mettiamo d'accordo come si deve. Allora, non fare così che mi sbarlucci col sole in faccia. Tienilo inclinato. Io così ci devo vomitare sopra. E che schifoso, eh? Mi, anche come tecnico fai cagare. Ti ho detto di stare fermo, così. Devi farti guidare da me. Sono pronto. Scrivi. Io sono Pdor, figlio di Khmer, della tribù di Istar, con il quale può leggere nel presente, nel passato e anche nel congiuntivo. Hai scritto? Ho finito adesso la I di io. Ora per fare la O io batto sempre in un punto, tu mi giri attorno e viene una O precisa. Non è possibile. Perché? Papà, c'ho le papule sotto i piedi, mi fanno male, non posso camminare. Non vuoi fare niente, tutto tua madre sei. Tutto tua madre, tu sei sposata. E tu sei nato. Io. Sono Pdor, figlio di Khmer. Scusi, come si scrive Khmer? K come Krfsniper e come Erga in tu. Signor Pdor, ha fatto la macchia! Ha fatto la macchia! Basta! Fate un bel punto e ricominciamo. Sacrilegio! Ed ora tu, mio eletto, ti guadagnerai il pane col sudore della fronte. No, col sudore della fronte sì. No! Emigrerai e romperai le balle ai popoli del nord. Ai popoli del nord, sì. No! E tu partorirai con dolore. Questa è la parola di Pdor.
sono il vostro Johnny Glamour. Certo, buonasera. Bentornato. Buonasera. Sono qui per presentarvi un grande cantante. Un grande cantante. Sì, mi ha raggiunto appena ora. Signori e signori, ecco che sta arrivando. Paolo Belli. Ma è qui da mezz'ora, abbondante. Dove attacco io? Che cosa? Dallo stacco? Uno? Forse è meglio che attacchi. Due. Sì. Facciamo attaccare. Dai. Ce la fa. La. Vai. La. Dri. La. Dri. 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 La. Dri. La. Ma no. La. Dri. Dai, Johnny. La. Ma perché? Dai. Ma che Dri? Che c'è? Ma non si va. Del serpente che viene giù dal monte per ritrovare la sua coda e le pastiglie nuove che gli danno hanno degli effetti collaterali. Ci credo. Ma proprio tu, quel pezzettino del tuo codin, chiamo la suora? Il serpente. Il serpente che viene giù dal monte, no? Chi? Serpente. Quando non nuota il serpente viene giù dal monte. Che nuota il serpente? Non fanno nuoto di per sé, però se metti un serpente nasce con la scogliosi, che è una sfortuna proprio. Per un serpente è una sfortuna. Che già il serpente è così, c'ha solo quello, e poi in più c'ha la scogliosi. Dimmi tu se la natura non è stata... Io non ho mai visto un serpente con la scogliosi. E allora in quel caso fanno nuoto. Fanno nuoto? Però il problema è che lo mettono a posto solamente con lo stile rana, questo problema della... E come fa il serpente a fare lo stile rana? Che non ha... non ha le mani, le braccia. Il serpente, hai mai visto un serpente con le braccia? Come fa? Fa lo stile così, il serpente. Così? Ma non gli passa la scogliosa. Infatti non può fare lo stile rana perché gli mancano le... Ma che altro stile può fare? Fa così. Che stile è? È così. Suora! Ve l'ho già detto quella dell'accoppiamento. I am in the Pinetina, Italy, with Mr. Roy Hodgson. Sì. Mr. Hodgson, what's your name? Roy Hodgson. Certo. What? Roy Hodgson. È suo nome. Roy Hodgson. Anche su questo corretto. Roy Hodgson. La corretta. Ok, mi sarà. And are you from Massachusetts? No. No, I'm from London. Londra. South Massachusetts? No. Or North Massachusetts? No, ha detto di no. South Massachusetts. Thank you, Mr. Hodgson. And Mr. Hodgson, sì. What's your job? Il lavoro. Ecco. My job? Che lavoro fa? I don't know. Beh, non lo sa. Ma come? In effetti non è chiaro. From the Pinetina, John Flanagan and Roy Hodgson. Roy Hodgson. Ha imparato. Roy Hodgson. Ma non lo dice male. È il suo nome. Roy. No, vabbè. Ciao, io mi chiamo Gigi. Sì, lo sappiamo. Oh, amici, ho un problema, mi aiutate? Cioè? Potete tenere su da voi la mia insegnante di canto? Di canto? Che premetto, non è che mi trovo tanto bene. Cosa ti serve l'insegnante di canto? Sì, mi insegna delle canzoni. Ma sai cantare, facci sentire come canti. 44 gatti, fiate tra il resto di due. Ma Gigi, ma chi è che ti insegna? Fai schifo. Faccio schifo, non è che si dedica tanto a me, si è sempre col papà. Che strano. E cosa fa col papà?
Il papà ha imparato a cantare con lei. E canta bene? Cantare. All'inizio parte piano e poi un acuto della Madonna. Cioè? Gigi. C'è tutto il palazzo che dice: ma sei fuori di testa, signor papà del bimbo Gigi. Certo. Ah, lo chiamano così? Signor papà del bimbo Gigi. Ci hai un po' incuriosito, possiamo vederla questa insegnante? È lì? Che... Volete proprio? Ma sì, quasi quasi sì, la facciamo sì, salire sì. in studio. Dov'è? Chi è? Alba! Beh. Beh, non è male questa insegnante di canto. E se insegnassi a cantare? Cos'è? Ma cos'è che ti vorrebbe? Dice? Non ho capito perché stavo parcheggiando la macchina. Ha detto qualcosa che non va bene? No, per carità. Ha detto qualcosa che non andava. Ha scoppiato il palloncino. Non ha detto niente. No, c'era un altro. No, diceva che gli stai insegnando a cantare. Sì, ma è scarso. È scarso? Non si applica? Come ma fa? No, poverino, lui sarebbe anche intelligente, sì, solo che però... non capisce una mazza. Ah, proprio niente. Niente. Senti, sì. Ma invece il papà è bravo. Quanti palloncini hai, Gigi? Quanti ne voglio? Papà è fantastico. È fantastico? Ha una voce meravigliosa. Ma cosa hai imparato a cantare, papà? Beh, la papà. Facciamo insieme quella canzone lì. Ma sai fare anche tu, sì. Gigi? Per sì. Allora, il papà, che sì, sì. è un uomo di quelli all'antica, capito? All'antica. Quelli che non ne fanno più. Certo. Che faccio sentire. Ti faccio sentire, sì, guarda. Tu sì, fai la parte del papà? Io faccio la parte. Fai la parte del papà. Ma hai un altro di palloncino? Allora. Aspetta che mi ingegni un po'! Sono finiti! Non ne ha più, forse. Allora cantiamo. Allora, pronti? Cantiamo. Va bene, allora, papà, senti... cacci dentro con la pianola! Con la pianola? Cioè, dai, con la pianola. Ma che canzone è? Ma cos'è? Je t'aime. Sì, vi ringrazio. Ah, moi je t'aime. Il signor Rezzonico, nonostante sia affetto dal morbo di Dupuytren alla mano sinistra, ha deciso di partecipare all'annuale torneo di ping pong tra i condomini del Residence Stella Alpina. Rezzonico sfida in finale il suo avversario di sempre, Fausto Gervasoni, che ha battuto nelle ultime 4 edizioni. Allora, palla mia. Facciamo che io sono il grasshopper, eh? E io la pripiotta, dai! La partita sembra non avere storia, tale la superiorità di Rezzonico, che si permette di ridere l'avversario. Sì, me lo ricordo bene quel pomeriggio, stavo giocando contro quello lì, il Rezzonico, e stavo perdendo 17-0. Allora mi sono girate le palle e ho fatto una schiacciatona delle mie, di quelle che mi invidiano in tutti i grigioni, eh. È andata come è andata. Quando succede l'irreparabile. C'è successo? Aiuto! Aspetta! Madonna, aiuto! Oh, cosa ho combinato? Giornata tranquilla che non succedeva niente, quasi mi sembrava di rubare lo stipendio, quando a un certo punto non si può mica calpestare la Yolan, quando a un certo punto ho sentito un grido, un rantolo, no, è un grido d'aiuto, e ho capito subito che si trattava del signor Rezzonico, perché quello ne combina sempre una delle sue. Allora mi sono messo subito in azione, ma di brutto, né? Aiuto! Via di là! Aiuto! Aiuto! Allora! Aiuto! Le urla d'angoscia attirano il poliziotto Uber verso l'alto, dove sta per consumarsi la tragedia. Non si può parcheggiare lì la macchina, è vietato! Aiuto! Non vado apposta, eh.
Sembrano non esserci più speranze per Rezzonico, ma Uber è un poliziotto pieno di risorse e soprattutto è guidato da un solo principio: a mali estremi, estremi rimedi. Tutto è bene ciò che finisce bene. Potevo rimanere offeso alla carotide, è andata bene. Grazie all'intervento di Uber, il mio angelo custode. A proposito, ciao Uber, grazie mille. Listen and repeat. Ascolta e ripeti. I am. Ma cosa fa? I am. Gli insegna l'inglese. No. I come am. No? No, no, no. I am. Bon. You are. You are. Perfetto. You are. Ma cosa fa? You are. Non vuole insegnare l'inglese. Sì, ma non right, l'ha sbagliato. Please, right. Ma cosa fa? Right, scrivi. Perché c'è la nervosa? She is. She is. No, no. She, she. Sì. She. È inglese lui. She. Non ci posso credere! Il mio insegnante di classe preferito, Mr. Flanagan! Ma come parla? Ma come in parla? In time, your favorite teacher of English, Mr. Flanagan. Scusate, ma... She is... Grazie, Flanagan! She è stato molto utile. Forse ha capito. She ha detto is... Bene. Ah... Allora, dobbiamo star qua una vita, sbrigati! Ma porca miseria, porca miseria, porca miseria! Qui la roccia è tutta franabile! Ehi, casomai sarà friabile, non franabile. Comunque frana, non è che è fria! Ma poi devi venire giù per forza con l'infradito! Dovevo fargli prendere un po' d'aria ai piedi! Allora! Ma porca miseria! Adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire, rimango qua. Dai, metti il piede là dove c'è quella sporgenza. Dove? Quella sporgenza lì è a forma di zoccolo di gnu. Ma non conosco lo gnu, devo conoscere lo zoccolo di gnu. L'altro mettilo là nella rientranza, in basso. Quale rientranza? Quella rientranza lì a forma di vertebra di moffetta, dai. Avanti, dimmi come hai fatto una moffetta. Ho detto vertebra e dentro non si vede. Guarda. Forse ho trovato un buco. Speriamo che non sia il culo della moffetta. Dai, vieni qua. Così, bravo. Adesso issati e vieni di qua. Issati e vieni. Tirati su. E di tirati su. Dai. Oh, oh, oppala lai. Oppala là. Bravo, adesso turnica e metti il piede sinistro qua. Turnica e metti... Girati. E di girati. Ma ora devo andare in giro col vocabolario in mano. Dai. Io sono l'uomo ragno. No, no. Che no, ho fatto? Questo dietro. No, questo dietro qua. No, questo. Ho capito, però parla piano. Questo dietro qua. Senti, qua devo saltare questo sul posto. Ma che saltare sul posto? Questo lo porti dietro. Era dietro. Bravo, così. Adesso arrotati e vieni giù. Arrotati. Girati! E di girati per Dio! Cazzo, conosci due vocaboli, tirati su e girati! Vai! Cambia mano! Già fatto! Allora adesso developpa giù così! Scherzo! Dai. Senti, fanculizzati che scendo da solo, va bene? Lasciati andare! Lasciati andare. Non vedo. Discostati che non vedo. Vieni. Manca quattro dita. Porca miseria, eh? Se non vedo non mi fido. Manca quattro dita. E c'ho la sensazione del vuoto. Se non vedo non mi fido. Discostati. Manca di... Guarda, risalgo la montagna. Quattro dita mancavano. Mi era venuta la sensazione del vuoto. La sensazione del vuoto. Io da piccolo ho avuto un trauma. Non è che... Ne hai avuto più di uno, va là. Comunque guarda Giacomo che trova tutti gli appigli. Viene su come un camoscio, viene su. Bravo Giacomino! Cioè, ma non sentivi che non c'era peso attaccato? Cioè, questo ti sembra Giacomino? Se è lui, sono venuti i capelli bianchi. Vabbè dai, tieni qua. Speriamo che si sia incastrato nel nido di Chiurlo. Lo vado a recuperare.
aspetta, dai, aspetta, aspetta, ragioniamo. Ragioniamo. Lì si è staccata la corda. Esatto. E guardiamo, dai. Ecco. Cosa scendi che ci programmiamo come fare. Non mi dico, sei proprio uno scavezzacollo. Succede una cosa, subito dici precipiti. Ho i problemi. Che problemi c'hai? Adesso che la notte rimango solo, già c'ho la sensazione del vuoto. È vuoto, qua non c'è niente. La sensazione è un po' amplificata con niente. Allora, ma non capisci che ho avuto un trauma da bambino? Non tirare! E Giacomo, cosa facciamo? Tanto per me non c'è più niente da fare. Renditene conto! Non attaccarti alle cose! Non dire stupidate. Allora, accontentati di averne perso uno! Scendi! Calma! Scendi! Calma! No, ragioniamo almeno! Calma! Ti! Ti sei calmato? Ancora uno. Dai, dammi corda. Stai attento. Speriamo, però. Sto attento, sì. Non tirare. Indovina chi c'è qua? Da che parte sei arrivato? C'è il sentiero. Maestro Brancati, ci scusi, stava bevendo. Prego, grazie. Allora, lei fa così, ma noi siamo una vita che stiamo girando in questo tempo. Signor Marzullo, glielo dico, sbarzi la cresta. Glielo dico io che stasera non entrate neanche a sapere. O lei sbarza la cresta o stasera finisce male. Tengo giù le mani a capire. Ma cosa hai fatto? Ma l'hai ammazzato? Ma sei matto? Ma devi dargli proprio un bottiglione di Barbera in testa! Ma sei fuori! Ma sarà ancora vivo! Prova, aspetta! Proviamo a fare qualche cosa! Aspetta, fai qualcosa! Oddio! Facciamo... Gli faccio un massaggio! Fagli un massaggio cardiaco, dai! Ma no, di lì, non da quella parte lì! Io non sono amico di ingegnere nucleare! Adesso mi devo inventare... chiaramente, qua, più basso! Prova! La respirazione bocca a bocca! Giovanni! Oddio, aspetta! Giovanni! Giovanni! Sì! Poi è il vostro numero adesso, eh? Sì, stiamo concordando la domanda, signor Paolo. Ti vedo lucido, eh? Sì, ma io di fatti sono di una brillantezza stasera sì. Che mi fa il tutto a posto. Ma la faccia, sveglio. Sì. Ragazzi, forza, eh! Grande, sì! Bravo, allora, bravo. Non scaricare l'energia adesso, dopo, nel numero, dai! Adesso cosa facciamo? Ma proprio la bottiglia devi dare in testa. Senti, lo buttiamo in un cassonetto, dai. Cosa è un cassonetto? Video mare desorientato. Torna sorriendo, più o meno. Che tesoro tene in fondo. Ma non sono neanche intonati. Strano, eh. Ne li facevo più bravi, eh. Che gesti fa quello? Ricorda qualcun altro. Che cos'è? Ora c'è la parte col sentimento. Ma non me la sa. Ma cosa c'entra? Ma cos'è? La tarantella. Beh, una reggia di caro, però non fa niente. Niente. Non ha aperto la bocca. Ma poveraccio! Ma non si chiude così! Ehi, ma dove siamo? La tarantella! Scusate, non ci siamo capiti, io questa maglietta non la indosso. Dal 1908 questa è... Me ne può fregare di meno, io non la indosso per nessun motivo. C'è voluto un blitz del presidente Moratti in persona, che ha brillantemente risolto il problema, presentando alla stampa la nuova divisa sociale dell'Inter. Ma sarebbe quella? Ma basta! Ma per favore! È stata la mano entusiasmo ed euforia nel clan nerazzurro, anche se Maurizio Ganz non nasconde qualche preoccupazione. Ma Rolando sicuramente è un grandissimo giocatore, uno dei migliori del mondo. Certo, la concorrenza ora si fa veramente dura. È un grande calciatore Rolando, è uno che può fare la differenza, quindi noi siamo molto contenti, è un grande colpo di mercato dell'Inter. Rolando è quello che ci mancava, quello che insomma ci farà fare sicuramente il salto di qualità. Il presidente ci ha fatto veramente un grande regalo, acquistare questo fuoriclasse. Insomma, anche a noi ce l'ha tolto. Come ho detto prima, è meglio averlo insieme che contro un fuoriclasse del genere. Guardalo. E al primo gol di Rolando durante la partita di allenamento, i compagni lo hanno portato in trionfo. La Juve adesso è avvisata. Ma sono tutti con quella. Prendi una donna. Scarnicamela.
Allora, sei adulto? Sei adulto, ti assumi le tue responsabilità, vai lì e la molli. Poco importante, dosa bene amore e crudeltà. Cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuno. Allora, cerca di essere all'altezza della situazione. Un tenero amante, lo sanno tutti, signora. Cerca di essere un tenero amante. Lo vedi, pure i fermenti lattici lo sanno. Certo che è una situazione kafkiana. Ma precisamente questo Kafka chi è? Il caso vuole che io non sia capace di assorbire la tua voce in pace. Non sto bene, oddio, mi sento le caviglie in catene. Il caso vuole che io non sia per niente quello che tu avevi avuto in mente. Non importa, ho comprato una chitarra distorta. Continuiamo, va. Fuori dal letto. Fuori dal letto. Nessuno è perfetto. Nessuna pietà! Nessuna pietà! Professor Alzheimer, buonasera, tutto buonasera, bene? Buonasera, per va? Favore, è un momento drammatico, La medicina non è spettacolo. Scusi, facciamo un passo indietro. Sarà anche un momento drammatico, ma vediamo un idiota che fa evoluzioni su una sedia. Dottor Marinalli, cosa sta facendo? Cos'è, una giostra questa? In effetti. Lei deve essere qui a assistere, c'è un'operazione in corso. Dottor Marinalli. Non faccia lo stupido. Torpivetta, che pinza mi passi? Pinza di Bering. Oh, bene. Ma non era uno stretto? Lei è un po' troppo saputello, dottor Pivetta. Insomma. Con che punteggio si è laureato? 110 e lode, professore. Con bacio accademico? Bacio accademico. Lei è insopportabile. Ma perché? Sa il suo lavoro. L'ho presa in castagna. C'è? Qui c'è la flebo e non è collegata. Perché adesso le fanno senza fili, professore. Tecnologia Bluetooth. Ma cosa dice? Non ne sapevo niente. Come della telefoni? Mia clinica. Le flebo? Ma se l'ha inventato. Ma scusi, dottor Pivetta, sono qui a operare il paziente alle ciabatte? Chiedo scusa. Ma le sembra non si è mai visto. Ma brutta, Cosa sono, di cuoio? Cuoio. Che numero è? 39. Le metta nel mio armadietto. Ma cosa? Sempre servire. Però questo non sai, per un furto. Molto bene. Allora, professor Montorsi. No, era Marinalli. Se si appoggia al paziente. Non lo so. Venga qui piuttosto e suturi il ganglio apoplettico. Oh. Avanti. Se non sappia cos'è, perché dalla faccia che ha fatto, allora, secondo cos'è me. Il ganglio apoplettico? Dottor Picciarnalli. Come si chiama? Ganglio, ma continua a cambiare ganglio cognome. Apoplettico? Sì. Apoplettico. Vabbè, cioè è una parola scomposta. Veramente da due parole, una più difficile dell'altra. Ma cosa c'entra? Veramente ci concentriamo inizialmente sulla prima. Guardi me, non guardi il dottor Pivetta, guardi me. È chiaramente ganglio. Partiamo dal ganglio. Concentriamoci. Chiaramente della cos'è. Posso dare una mano, professore? Per favore, dottor Pivetta, lei in tubo? Ma è fastidiosissimo. Ma cos'è? E poi guardi ancora. Ma come faccio a operare con una discromia simile? Cioè? La siete alle calzine bianche e il pigiama righe su via. Ma chi se ne frega? Cosa sta? Cosa professor sta leggendo un compendio di anatomia patologica. Faccia vedere subito. Su che lei è uno spione, dottor Pivetta. Non sopporto gli spioni qua. Guardi che l'è in tubo, Attenzione. Cos'è? Il ganglio? Dottor Cirgana Erepil. Come si chiama? Scusi. Non si vergogna? Con quel cognome. Di più, certo. Certo, ma mentre noi stiamo in questo... Siamo. In questo stallo intellettuale, il paziente perde il sangue copiosamente e direi anche a garganella. Quindi salviamolo. Non intervenire, professore. Lei non è qui per intervenire, è solo qui per assistere, per favore. Vabbè, qualcuno intervenga però. Sì, infatti. Certo. Sai che lei è un enorme cretino, dottor Cirnalli? Come darle torto, direi squallido cretino. Dove ha studiato lei, dottor Cirnalli? Non ho potuto studiare, professore. Mai? Perché? Perché sono un invalido civile. Ma cosa c'entra? Invalido civile. Ammesso che sia vero. Guardi, cosa c'entra? Ma cos'è? C'è anche il tesserino per parcheggiare nella zona handicappata. Ma non è così il tesserino. Come faccio a operare? Cioè, con un cretino e un saputello. Veramente, professore. Eppure sono portato più verso il cretino. Guardi, ce ne eravamo accorti. Comunque, finirò io l'operazione, va? Avanti. Ecco. Va bene. Sutturiamo qui. Deve essere complicata. Piano, dottor Pivetta, è complicato. Certo. Lei non è all'altezza. Professor Alzheimer, che intervento è? Al cuore? Più. Quindi sta intervenendo. Vuole anche... Tengo il dito qui? Ecco. Tenga il dito lì. Ma cos'è? Non devono fare un nodo? Neurochirurgia? Di più? Ma senta, non mi dica che è un'operazione al cervello e siamo in diretta, Un brufolo. Un brufolo? Brutto, Ma che sarà mai un brufolo anche brutto?
Il paziente è andato. Ma come è andato? Forse io ho premuto troppo la aorta. Ma cosa? Pensate che l'altra settimana ne abbiamo persi tre. Ma per un brufolo? Per un'unghia incarnata. Ma no, ma no. Senta, ma come, cioè, tre morti? Ha dilagato. Ma cos'è? L'ebola? Ha dilagato. Vabbè, pazienza, del resto la scienza deve progredire. Scusi, cosa sta facendo? Professore, cosa sta facendo? Guarda che è del paziente, quello. È sciacallaggio questo. Ma questo è aggiottato. Vabbè, no, quello che è. No, è appena morto e già puzza, Ma come? Professor Marfioni, è stato lei? No. Ma no, ma nella sala operatoria, ma insomma, non ho saputo trattenermi. D'altronde sono invalido civile. Ma cosa c'è? Avanti, salga sulla carrozzina che usciamo, va. Ma dove va? Qui c'è una puzza. Dottor Pivetta, lei stia riperibile, avvisi i parenti. E soffra, mi raccomando. Posso venire anch'io, professore? No, caro. Andiamo a tampinare la caposala. Ma che caposala? Avanti, dottor Mondorsi, a lei. Maria, che velocità! Qual è il tuo problema? La cecia! Quest'uomo ha la cecia! Quest'uomo è cieco! Va via, brutta bestia! Lascia stare il cane! Emanuele, porca miseria! Cane di merda! Ha sentito il calore della femmina! Sporcaccione degenerato! Comunque mi dia le sue generalità, va. In generale sto così e così. Senta, non faccia lo spiritoso, per favore. Generalità, nome e cognome, va bene? Ecco, allora, come si chiama? Sto aspettando. Cos'è che sta aspettando? Che scriva. Sono pronto, come si chiama? Aglieie. Aglieie? Sì. Come si scrive Aglieie? Sentiamo. Aglieie. I come lunga. Lunga. E Aglieie si ripete. No. Per favore, anche lei, già faccio fatica con lui, per favore. Oh, sentiamo il cognome, con un nome così e chissà il cognome, sentiamo. Aglieie Brazor. Comunque, l'attore che fa il vecchio è bravissimo. Ha due spanne sopra gli altri. Non sono attori professionisti, sono presi dalla strada. Sì, sì, ecco. Ecco, adesso verifichiamo, Aglieie Brazor. Perché qua non c'è dentro niente, Non c'è il documento. Come non c'è il documento? E lasci stare! Sempre a mettere le mani. Allora, dov'è sto documento? Ma hanno fregato il documento! Come le ha fregato? Ma porca miseria, ma guarda che devo arrivare. Ma non dica più, fidate, le fregano il documento e le lasciano il portadocumento. E sono diventati bravissimi, sono diventati, porca miseria! Senta, tenga qua. Ma porca miseria, ma perché me l'ha fatto fare questa struttura? Adesso lo controlliamo. È il primo momento che mi vuoi perdere in questo, cosa ti ho fatto? Ti ricordi qualche amico che ti ha picchiato da piccolo? Non ti ho fatto niente, tu sei d'onore che ti... È d'onore che mi... Sembra che ne vuoi picchiare uno a tutti i costi. Non voglio picchiare uno. Ma attendi quello che fai, quello che... Ma che scena che fa, guarda che scena. Ma non è che ci volevo salire sul tram, mi hanno tirato su, mi hanno tirato. Ma non dire tutti i dati, ma come fai a fare la scena così? Non è perché, ma che non sei... Porco, tenga qua! Star male questa roba qua. E soffro come una bestia proprio. Sì, sono scene un po' toccanti. Il neorealismo. Ma no, mi sa che sono le cozze. Ai, Le cozze. Ai, ai. Sta male. Le cozze. Sta finendo il film. Sono un collega, un controllore anch'io. Biglietto, per favore. Ma se sto inseguendo un ragazzo, sono un controllore. Is that my tease made? Paranoid, paranoid. I can't stand tea. Tea.
please let me sleep. Trust me. Is that my tease man? Paranoid, paranoid. I can't stand it. Let me sleep. Uè, Ciccio, eh? Sporchiamo i pantaloni? E via, andiamo a... Ho fatto apposta? Non hai fatto apposta, ma il danno è fatto. Allora, il danno casomai aver comprato questi pantaloni di merda, casomai. Allora tieni questi tentacoli adesi, ecco, e contigui al tuo corpicino. Tu fai altrettanto. Io faccio per altrettanto favore, perché so dove, ecco, mettermi. Anche tu, per favore, puoi stare. No, ce l'hai con lui, te la prendi con me, guarda che sei bella una pianta grassa vera e propria. Allora, questo è il mio sedile? Sì. Questo è il mio spazio. E allora mi rasenti col piede lo spazio, mi dà fastidio. Questo è il mio sedile? Sì. E questo è il mio spazio, non è che me lo rasenti, ci sei proprio dentro. No, e poi non ti ho detto nulla. No, lo spazio. Certo. Allora mi metto così. No. Allora. Esageriamo. Tu sei Al Caruso, un gangster della famiglia genovese, detto Al Quattro Dita. Hai avuto un incidente e hai perso la memoria. Non ti deluderò, quant'è vero che mi chiamo Niccolò Carosio! Al Caruso, non Niccolò Carosio! Io sono Johnny Gresco, detto Johnny il Bello. Diavolo, ti ho trovato finalmente. Esci da questo corpo deforme! Jack, quello di fianco, quello a sinistra. Ma di fianco quale, Minchia, Johnny? Jack, quello! Lui è Jack Amoroso, detto non tutte le ciambelle riescono col buco. Johnny, non ho fatto niente, ho solo fatto così! È colpa mia se sono un uomo con un certo gusto che ha un certo savoir faire, eh? La leggenda di Al, John e Jack. John, dimmi che devo ammazzare! Dobbiamo ammazzare a Frankie culo di gomma! Sali in macchina, hai capito? Mi scusi, signora! Non so proprio più come fare con voi, ragazzi. The American Movie of Aldo, Giovanni e Giacomo. Rientra! Ci vuole, ci vuole, non è che bisogna star ma qui a cosa. Non si usano questi termini. Se vuoi sono disposto a cambiare tono. La prendo per mano, guardo per terra e dico: Marina, ci hai rotti i coglioni. Però glielo devo dire. Io sono d'accordo con te, però secondo me. No, nel senso che non si può dire ci hai rotti i coglioni. Certo. Bisogna usare la metafora. Cosa vuol dire? C'è rotti i coglioni, mi dici la stessa cosa. Metafora è una bugia beffarda al servizio della verità, capisci? Me la scrivi questa? Fa
fammi un esempio. Allora, per dire a te, metti Giacomo, c'è il naso grosso? Non ti dico c'è il naso grosso. Per dire. Per dire. E dico, quando è che crescerà tutto il resto? L'esempio. Mi è piaciuto tantissimo l'esempio. L'esempio non è venuto bene. Io preferirei essere più diretto, comunque Giacomo, fate voi. Per dire. Fate voi. Era un esempio che è venuto male. Saldo, Giacomo. Sì, è una serata grandiosa. Marina, certo. Ascolta, prima che tu inizi, ti vuole parlare Giovanni? Sì, facciamo dopo, no. Giovanni, no, così non ti ne va dell'esito della poesia. Appunto, se non te lo dici adesso, no, non te lo può dire più. Facciamo dopo. Devo dire no, Marina, se devo dire io una cosa importante. Marina, vorremmo dirti che sei affascinante, veramente affascinante. Ti vorremmo ringraziare. Grazie per la poesia e poesie. Ma sentirete hai... questa adesso? No, ecco, volevamo anche dirti che poi crescerà tutto il resto, non preoccuparti. Che poi volevamo dimostrarti proprio il nostro affetto. Insomma, vuole dirti che c'hai rotto i coglioni. No. C'hai rotto i coglioni, Marina, vaffanculo! Non ti sopporto più! Perché non te ne vai? Marina, perché non te ne vai? Questa è la metafora, questa, Marina, 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 scusalo. Aldo ha un vocabolario di 22-23 parole, dai. Dopotutto è stato rimandato anche al CEPU. Marina, cerca di capirlo. Marina. Tu sei un deficiente. Marina, lui mette insieme le parole, non capisce bene quel che viene fuori, capi? Voleva dimostrarti affetto, è venuta fuori quella roba lì. C'ero di coglioni. Sì. Ma a caso, lui non voleva che uscisse quella roba lì, capisci? Che caso. Marina, non voleva dirti... Marina... Marina, io volevo dirti una cosa importante che è tanto tempo che voglio dirtela e non ho mai trovato occasione e questa è l'occasione giusta perché ho il coraggio di dirtelo e Marina, io ti amo. Giovanni. Ma perché non me l'hai detto prima? Perché non è vero, Marina. No, questo, no ma perché sei un deficiente. Non volevo dire. Marina, questo qui neanche è stato preso al CEPU. Cerca di capire. Deficiente. Ho fatto il compito a lui e ha preso lui. Sei zitto. Sono qui per presentarvi questo nuovo lavoro. Ha fatto un nuovo lavoro? Un nuovo disco? Dopo il disco, no. Una videocassetta di fitness. Più sani, più glamour. È impazzito. Ecco qua. L'ha fatta lei? Ma certo, un po' di aerobica per queste casalinghe. Un po' un flaccidone. Ma come flaccidone? Questi non sono uomini un po' tutti brufolosi. Ma cosa serve una... Ma scusi, cosa serve la fitness per i brufolosi? Ma guardate me, come sono elegante in forma. Glamour. Scusi, glamour, ma per la bocca cosa si può fare? Si spara dentro qualche dente a caso. Ma lei ne sa qualcosa. Simpatico. Comunque, certo. Vorrei farvi vedere una lezione e ho qui i miei allievi. No, noi non vorremmo vederla. Eccoci qua. Ma che allievi? Chi ta-ta-ta-ta-ta, Gino. Ma Gino. Ta-ta-ta-ta-ta, Pino. Certo. E basta. Ma che nome è? Scusi. Guarda che ragazza. Sarà su vena. Facciamo sta lezione. Sì, esatto. Tolto il dente, tolto il dolore. È una parola che lei conosce bene. Ragazzi, vai pure Ciccio con la base. Ciccio chi è? Aerobica. Glamour. Ma cos'è? Glamour. Avanti. Dedicata a lui, eh. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre. Utilissima per il naso, direi. Questa cosa serve? Senta, Glamour. E ragazzi, mi raccomando, chi convince un amico a comprarla, c'è questo regalo, un vibromassaggiatore Glamour. Cos'è? Vai, vai, confermato. Faccio vedere. Ma questo è vibromassaggiatore? Chi è il modello, scusi? No. È il Mago Ronzo. Anche una schifezza del genere riacquista una forma umana. Guardate che roba. No, se no rotta mentre si massaggia la pancia. Guardate come prende forma. Certo, per la peristalsi è un toccasana. Lo vuole togliere questa clip? Via. E mi raccomando ragazzi, per chi convince a comprare la cassetta a un'amica, il vibro massaggiatore sono io. Ma si vergogni, ma che il vibro massaggiatore? No, Oronzo. Uno, due, tre, quattro.